Buongiorno, buongiorno, buongiorno perché per me è mattina. Allora, ragazzi, in questo video. Benvenuti o bentornati su Monica Vlog. C'ho i pennelli qua. Allora, in questo video voglio farvi vedere gli ultimi acquistini made in Italy, perché questi giorni sono i Made in Italy Days su Amazon. Sapete che ho la pagina Amazon Influencer e quindi sono stata invitata a promuovere questa cosa e lo faccio ben volentieri perché, insomma, lo sapete, io non guardo, prendo di tutto, però certo se posso acquistare cose made in Italy mi fa piacere. Vi ho già mostrato in un video che avevo acquistato questa, della Face di questa BB Cream. Ragazzi, a me piace veramente tanto. Allora, io stamani ho già fatto la skin care. In diversi mi avete detto: ah, quando ci fai la skin care giornata, poi ve la farò. È che c'ho roba ammezzata, c'ho un po' di roba qui un po' a casa mia. Sono nella fase ancora che non sto in tutte e due le case, ma sicuro che è un gran casino. Allora, dicevo, c'è questa BB cream della Face di che è italiana. Io ho preso la medium e mi piace molto perché è veramente super super naturale. Ovviamente una BB cream e non un fondotinta, però già da sola conferisce proprio al viso un aspetto molto più luminoso. E questa ve l'avevo mostrata nel video di acquisti, però non ve l'avevo fatta vedere in azione. E ho scoperto questa, oddio, ah no, me l'ero data prima la crema. Ho scoperto questa azienda e per quello che vedo mi piace perché ho provato anche la cremina, questa qui ha un effetto rimpolpante istantaneo, in più è curativa perché comunque ha gli acidi ialuronici di diversi pesi molecolari. E quindi la mattina nella skincare mi do il contorno occhi, il contorno labbra, la crema. Quando me lo ricordo mi do il siero, perché il siero una volta al giorno me lo do sicuramente, quello alla bava di lumaca, però. Comunque, ecco, di questa azienda poi piano piano voglio provare anche altre cose perché sinceramente mi è piaciuta e è made in Italy. Poi ieri ho acquistato, mi sono arrivati anche, dicevo la basta, non te ne do più, è che è talmente leggera, è talmente gradevole, che per me che ho la pelle secca, vi assicuro che poi col pennello, insomma, è molto piacevole da dare. Allora, dicevo, ieri mi sono arrivati anche due rossetti, sempre made in Italy. Allora, uno, vabbè, è la Kiko, lo conoscete bene. Conoscano tutti la Kiko, e questo ho provato a prendere un colore, un numero che mi ha consigliato Benedetta, che mi ha fatto l'armocromia. Quando esce questo video non so se è già uscito anche il video con il response. Comunque non vi dico niente. Uno di questi rossetti, questo rossetto qui l'ho preso su consiglio della scheda che mi ha dato. E poi ho preso un altro rossetto di Wake Up. Avevo già preso e ve l'ho mostrato, un rosa opaco a lunga tenuta, che però secondo me non ho azzeccato il colore perché era veramente troppo chiaro. Ho detto ne voglio prendere un altro, però stavolta cremoso, ma secondo me non ho azzeccato il colore neanche stavolta. Perché questo qui mi sembra eccessivamente sparato. Allora, piccolo consiglio: se acquistate rossetti adesso che fa caldo, i rossetti intendo online, adesso che fa caldo, ragazzi, i corrieri non hanno i furgoni refrigerati. Quindi questo veramente è un consiglio che vi do. Se acquistate dei rossetti, appena vi arrivano metteteli in frigorifero, non li aprite, perché io sia questo che quello della Kiko li ho aperti e erano talmente morbidi che subito gli ho rovinato la punta. Entrambi, perché avevano preso un po' di caldo durante il viaggio. Quindi se comprate online, mi raccomando, prima di aprire i rossetti metteteli una mezz'oretta in frigorifero e poi dopo stappate il tutto, perché sennò rischiate di fare il danno. Allora, questo qui è quello della Wake Up che ho comprato, che è molto bello, però forse un pochino troppo sparatone,
Vedete? Cioè stacca veramente tanto 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 dalle mie labbra. E quindi, bah, non lo so. Ora però lo proviamo, lo voglio provare subito, magari prima di provarlo mettiamo almeno uno straccio di matita. Che matita mi do oggi? Oggi mi do questa qua. Questa non è Made in Italy, ragazzi. Comunque, ecco, vi dicevo, acquisti Made in Italy. Sì, lo so che non si tira l'occhio, ma io lo devo fare perché se no mi arriva la matita fino al naso. Perché non riesco a... la mia pelle si muove, è uguale qui, vedete, se io faccio così, come fanno a vedere le truccatrici, poi apro l'occhio, la matita è andata ovunque, perché comunque la mia pelle, poverina, è vizza, c'è poco da dirlo, nonostante tutte le cure. Quindi continuiamo a parlare dei prodotti Made in Italy che ho preso, quindi ho preso questi due, la BB Cream ve l'ho fatta vedere. Questi due rossetti, ora uno lo provo subito, quello della Kiko lo provo subito. Poi cosa ho comprato sempre nel Made in Italy? Ho preso questo qui. Anche questa è un'azienda, Ivy Line, non l'avevo mai provata e ho preso, come avevo finito il balsamo, ho detto riprendo l'Olaplex o no, ho detto oh, vabbè, ci sono i Made in Italy Days, voglio provare, voglio scoprire qual è la nuova azienda che non conosco. E quindi ho detto a questa non ho provato niente, la voglio provare. È per capelli ricci, professional quality, qualità professionale. Ho detto, proviamo, ragazzi, c'è un profumo. Io spero che sia anche buono. Mamma mia, viene voglia di mangiarlo. Ha proprio un odore di non saprei, ma di un di una cosa cremosa, dolce, non è vaniglia. È zuccheroso, no? Profumo veramente buono. Faccio un po' fatica ad aprirlo, eh? Sì, zucchero filato. Io non lo so, ragazzi. È veramente un odore fantastico. Io spero che sia altrettanto valido. Poi magari ve lo dirò. Però ecco, se lo volete provare, c'è questa linea qui. Poi vi metto i link. Poi un'altra cosa che ho comprato, che è un ni, nel senso. È questo, ho comprato l'olio lavanda. Allora, qui c'è scritto olio lavanda, prodotto italiano 100%, senza conservanti della Face Complex. Allora, perché ni? Perché ha un prezzo super concorrenziale. Ingredienti: isopropil miristate, lavandola angustifolia oil. Uso esterno, non ingerire, quindi è un olio essenziale, però non è proprio un olio essenziale. Diciamo che per massaggi e diffusore va bene, non è per uso alimentare. E fin qui, bon, perché cioè è 100 ml e costa 8 euro, cioè quindi niente. Ok, ha un difetto. E purtroppo credo che sia un difetto un po' di fabbrica perché ho visto le recensioni su Amazon che altre persone si sono lamentate. Il tappo è durissimo e quindi non si riesce a usare il contagocce. Quindi io ve lo consiglio se lo volete, se avete delle boccettine vuote di contagocce, allora ve lo consiglio di prenderlo perché veramente costa poco, il profumo è ottimo. Allora sì. E ve lo travasate, però per usarlo direttamente è impossibile da usare. Questo è proprio quindi, e non vi dico neanche provate perché, nel senso che in molti hanno scritto questa cosa nelle recensioni, quindi credo sia proprio un difettuccio generico di questo prodotto. Quindi io ora me lo travaserò in altri contenitori e poi boh, in qualche modo si farà perché. Ormai l'ho preso e non mi va neanche di restituirlo perché mi serviva soprattutto per metterlo sulla lampada di sale per profumare. Io lo aggiungo poi agli oli che mi faccio per i massaggi, alle creme. Quindi non lo voglio rimandare indietro, non lo restituisco. Però ecco, va travasato. Quindi se lo volete prendere perché ha un prezzo super conveniente, però. Vi faccio presente qual è il problema. Quindi
Quindi andiamo, che faccio? Vado subito a provare il rossetto? No, via, ormai mi do anche un pochino di correttore. No, via, provo subito il rossetto e poi chiudo il video perché sono già 9 minuti. Volevo fare una cosina veloce stamani. Allora, il rossetto è questo, della Kiko, è il 407. Vedete la punta? Perché era caldo. Allora, a vederlo mi piace molto. Cavolo, è intonatissimo il vestito. Cremoso, eh? Molto bello, molto bello, molto raffinato. È bello, sì. Non è molto estivo, eh? A vederlo è un po' più autunnale, invernale come rossetto, però è bello, decisamente bello. Ora lo metto qui. Sì, mi piace, questo è promosso. Che si fa? Si prova anche il wake up, però ragazzi, secondo me è proprio uno sparatone. Più che altro a me quando questi colori l'avevo visto nella foto che era un po' acceso, però ho detto ma vabbè, a volte le foto sono un po', ingannano un po'. Il mio timore è che avendo comunque i denti non bianchissimi, per mia natura non ce l'ho bianchissimi, poi invecchiando, ragazzi, lo smalto si consuma e la dentina sotto è più giallina. Allora, quindi il problema qual è? Che secondo che rossetti mi metto sembra che abbia i denti ancora più gialli, quindi devo stare attenta. Proviamolo, eh? Mamma. Ecco, anche questo appunto l'ho voluto prendere cremoso. Perché mi piace alternare, è un po' matto, un po' no, allora, un po' sparato. I denti, più che ingialliti, non lo so, sembrano grigi, eh? Con questo rossetto i denti sembrano un po' grigi. Allora, così mi ammazza, secondo me. Quindi l'unico modo per poterlo usare, questo rossetto qua, però ci sono altre tonalità, è che, ragazzi, allora, parliamo di qualità del rossetto e non di colore, perché il colore, se uno canna il colore, c'è poco da fare. Questo è il, comunque vi metto i link, eh. Questo è lo 02. Allora, io questo lo vedo bene, ha una bella bionda abbronzata. Poi sono gusti personali, eh. Vedete? Magari se uno si stratucca, cioè se faccio un trucco un po' di un certo tipo, allora ci può stare. Il modo per usarlo, secondo me, è usarlo in combo con altri rossetti, tipo darne prima uno più cupo e questo usarlo solo al centro per fare un punto luce. Potrei provare con quello lì. Sai che si fa? Si prova con quello. Metto prima il Kiko. Metto prima il Kiko, che è un colore stupendo. Mi sta bene. E poi vado a mettere questo nel centro come punto luce, però non lo voglio sporcare, quindi andrò a usare il pennellino da labbra. Prendiamone abbastanza. Bello, ragazzi, secondo me nello sbagliare colore nello
nello sbagliare colore, ragazzi, ho preso una combo top. Guardate che belli insieme. Cioè, fra l'altro poi sembrano... sono intonati, cavoli, ma sono intonati col vestito. Cioè, questo mi riprende la parte chiara del vestito e quello è lo scuro. Non l'ho fatto apposta, eh. Questo vestito ce l'ho da ieri. No, bellissimo, mi piace veramente tanto. Cioè, così, questo dà luce all'altro, l'altro si può usare da solo e con questo invece diventa un rossetto più estivo e poi fa questo effetto ombreggiato. Wow. Bene, sono molto contenta. Io, ragazzi, il video lo chiudo e finisco di darmi una truccata alla volée. No, non vi faccio vedere tutto il trucco. Vi saluto e vi lascio tutti i link sotto in descrizione dei prodotti che di cui vi ho parlato e che vi ho fatto vedere. Mi raccomando, se acquistate rossetti, mezz'ora in frigo prima, perché col caldo si sciupano e rischiate di rompergli la punta. Ciao!